Siamo sul torrente Faella, a poca distanza dal centro storico. Qua poco tempo fa sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza di questa asta fluviale, 93.000 euro investiti, i lavori sono stati gestiti dall'Unione dei Comuni del Prato Magno. Sì, questo è un primo intervento sul torrente Faella che abbiamo attivato alla fine di giugno e proseguirà, ha proseguito tutto luglio e agosto. È un intervento di disinfestazione sostanzialmente dalla pianta infestante che caratterizza ormai tutto il corso del torrente Faella, la japonica, una pianta micidiale che si riproduce in una velocità e con delle capacità eccezionali. L'intervento quindi è stato gestito sul piano di manutenzione dei corsi d'acqua per il servizio bonifica sul programma del 2013-2014, i fondi che i nostri cittadini versano ordinariamente all'Unione dei Comuni, adesso al Consorzio, per venire incontro alle esigenze dei corsi d'acqua. Quindi la liberazione della pianta infestante è stata una prima opportunità per liberare il corso, per mettere la visibilità ai turisti e ai cittadini e iniziare a parlare di opere strutturali e di messa in sicurezza del corso del Faella. Dottor Frosini, quali sono i sistemi per sconfiggere, per combattere questa infestazione? Sono i sistemi classici della gestione delle piante infestanti all'interno dell'ambito idraulico, quindi tagli spinti ripetuti con abbruciamento in sito, quindi là dove direttamente viene tagliata della pianta infestante, per ridurne la forza con i ripetuti tagli e per non permettere la sua propagazione a zone anche limitrofe, perché semplicemente spostando questa pianta infestante io porto la stessa pianta a colonizzare nuove aree. Per cui la gestione, fra virgolette, è una gestione molto delicata e particolare. Ingegner Eleonora Petti, questi lavori sono già completati? No, i lavori sono iniziati a fine giugno e dovranno proseguire ancora per un mesetto. Sono iniziati dal ponte della Provinciale, nel tratto a monte, e devono arrivare fino alla fornace Pratigliolmi. E in tutto avevamo stimato circa 100 giorni di intervento. È consistito principalmente non solo nel taglio, insomma, della specie che rammentava il presidente, ma anche nel taglio delle alberature più grosse che erano cresciute all'interno dell'alveo e che possono creare ostacolo al deflusso delle acque.
buongiorno a tutte voi, signore e signori. Buongiorno ai nostri amici del Consiglio Comunale di Lorn. Noi siamo oggi a Castelfranco per rinforzare i legami di amicizia fra noi. Bonjour, cher Enzo, René, Paolo. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, nos amis du Conseil Municipal de Lorn. Nous sommes aujourd'hui à Castelfranco pour renforcer les liaisons d'amitié entre nous. Una prima domanda: qual è il significato di un gemellaggio? Qual è il suo valore? È mettere in comune le risorse di ciascuno per avanzare nella costruzione dell'Europa unita, nella comune civiltà europea. La prima volta, Pian d'Iscò e Lorn, un gemellaggio formidabile, oltre 20 anni di storia. Oggi, d'aucun dit à rien, ou alors se demande à quoi si ce n'est une structure technocratique qui ne pond que des normes, nous impose des contraintes et nous coûte beaucoup d'argent. Les Anglais sont partis, apparemment, de son constat, sortir de l'Europe, pour sortir de l'Europe. À titre personnel, je ne suis pas sûr qu'ils y étaient vraiment entrés. L'île est toujours restée une île. Il est vrai que nous, simples citoyens, avons du mal à saisir et comprendre le travail et les missions au quotidien de cette grosse machine qui rassemble 28 pays e la prossimità non è forse visibile. Noi già abbiamo un vissuto da 23 anni e abbiamo legati vincoli di amicizia con tutte le famiglie che erano qui presenti. Il nostro obiettivo, direi il nostro principale obiettivo, sarà di interessare più giovani a questo comitato di gemellaggio, perché pensiamo che la gioventù è il futuro non solo del nostro comitato di gemellaggio, ma il futuro dei nostri paesi, della nostra Europa. Voi francesi avete creato le democrazie europee. La rivoluzione francese è stata alla base dello sviluppo delle ideologie e dei sistemi democratici moderni e si sono sviluppate nel corso degli ultimi 2 secoli le grandi idee. Questo è un momento di costruzione dell'Europa, dell'Europa e non solo dell'Europa, anche dell'apertura dell'Europa al mondo intero. Il motto che abbiamo scelto era appunto un motto lapiriano, la Fira ne aveva fatto uno dei simboli della frequentazione di tutte le città d'Europa e di tutte le città del mondo. Quindi quale migliore augurio che non desiderare un'Europa unita e un'Europa aperta, disponibile alla solidarietà, alla eguaglianza, alla libertà, come le nostre tradizioni democratiche ci hanno fortemente indicato in questi anni, e soprattutto aperta alla pace e alla collaborazione, come l'Europa ha garantito a tutti i nostri popoli, a tutti i nostri cittadini. La cerimonia di stamani è bellissima perché rinsalda i rapporti fra Castelfranco, Pian d'Iscò e Lorn, fra la Toscana e la Francia, con la consapevolezza che le profonde radici del passato possono costruire per il futuro un'Europa sempre più integrata di pace, sviluppo e solidarietà. Grazie. Signore Sindaco Enzo, signore Presidente del Comitato del Gemellaggio, tutti i nostri amici italiani, je m'arrête de parler italien. Benvenuto ai cittadini del comune del Lorn e ai cittadini del comune di Castelfranco Pian d'Iscò. Saluto e ringrazio per la loro presenza che ci onora il Presidente del Consiglio regionale e Presidente dell'AICRE, Eugenio Ciani, l'onorevole Davide Ermini, Paolo Rossetti dell'AICRE. Presenza e disponibilità, con la consapevolezza di essere un segnale importante nella costruzione di un'Europa diversa, non quella dei vincoli e delle regole, ma quella dei valori dell'amicizia e della solidarietà. Constant les rapports entre nos communautés et souligne un fort engagement pour faire connaître à la jeunesse l'importance de ce lien. Rinnovo del patto di gemellaggio tra il comune di Castelfranco Pian d'Iscò e il comune di Lorn.
Oggi, 25 settembre 2016, noi sindaci di Castelfranco Fiandiscò e di Lorm, nel rinnovare il patto di gemellaggio tra i nostri comuni, confermiamo un percorso che ha avuto inizio 23 anni fa e che ha contribuito a generare innumerevoli opportunità di scambi di carattere culturale, economico, sportivo e artistico ed a sancire il senso di identità europea costruita dalla gente comune. Adesso un piccolo segno di gratitudine ai presenti, ai nostri ospiti. Colgo l'occasione, anche in questa occasione appunto, di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e contribuito per questo momento del nostro personale. Segno molto bello, perché noi abbiamo un artista. E ora casca tutto, speriamo non crolli i presupposti. Allora Cesare, 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 tutti lo conosciamo, un veterano e uno dei più appassionati al nostro territorio. La Torre Campana, c'è le nostre terre, non c'è molto da... Il problema è uno solo, io credo soprattutto che il nostro paesaggio debba vivere, ecco perché io farò sempre i paesaggi. Grazie Cesare.